È vero, gli errori che abbiamo fatto tirando non tanto bene hanno reso possibile che il Lussemburgo stesse sempre attaccato, ma il vero problema di oggi è stata, a mio modo di vedere, la difesa, perché abbiamo difeso per principi tattici, anzi lasciando un po' da parte la grinta, la voglia di impedire il tiro per gli avversari, che è una cosa basica per poter difendere con qualsiasi tipo di atteggiamento. Nonostante questo abbiamo avuto due super portieri che hanno avuto una grande percentuale, sia nel primo tempo con Colleruoli e nel secondo tempo con Volarevic, per cui assolutamente da registrare la difesa. D'altronde, d'altro canto, avevo chiesto alla squadra di giocare un po' più veloce rispetto a ieri, di imporre un ritmo, e l'hanno fatto i ragazzi molto bene, forse anche a velocità troppo sostenuta che ha causato degli errori di passaggio e ricezioni all'inizio del secondo tempo e ha rimesso in gara in qualche maniera il Lussemburgo. Stiamo continuando bene, ora archiviamo queste due amichevoli, sono servite a dare indicazioni, abbiamo una rosa molto ampia per cui tutti i giocatori dovevano in qualche modo comprendere qual è la loro utilità nella squadra e questo è stato fatto. E ultima cosa, quindi un bilancio di queste due partite con il Lussemburgo? Bene, perché avevamo bisogno di un impegno non troppo difficile, nello stesso tempo, però le indicazioni devono essere un po' più spietate, nel senso che non si può concedere con tanta facilità il tiro agli avversari. E per il resto bene, perché il livello del Lussemburgo ci ha consentito di utilizzare tutta la rosa e questo era uno degli aspetti più importanti.